benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, lui è Kent, questo è Diario di Viaggio on the road. Tutti e due vi diciamo ancora buone feste! Allora ragazzi, com'è andata? Voi che avete celebrato il Natale, avete mangiato come animali? Io perlomeno ho mangiato in maniera abbastanza normale e soprattutto mi sono riposato e rilassato, che era una cosa di cui avevo tantissimo bisogno, dato che tutto il mese di dicembre sono stato tutti i giorni, compreso domeniche e festivi, in ufficio e quindi avevo veramente bisogno di fare un momento di pausa e mi ci voleva proprio un attimo per fermarsi, per tirare un pochettino il fiato. Cercherò di tenere questo vlog breve, veloce e leggero, perché comunque molti di voi hanno mangiato parecchio sotto le feste, quindi sarà dura digerire anche questo vlog. Vorrei parlarvi di una cosa che è girata un po' in questi giorni, nello specifico di un hashtag, che è stato un messaggio importante inviato a YouTube Italia. Allora, come vi dico alla fine di ogni vlog, iscrivetevi, è gratuito e vi farà assumere quel buon profumo di nuovo iscritto, e soprattutto potreste ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Perché lo scopo di essere iscritti al canale principalmente è quello, non tanto quello di far aumentare il numero di iscritti al canale, che è una cosa che mi fa piacere, ma relativamente, ma soprattutto quella di sapere che io pubblico dei video, ogni tanto pubblico dei video, per esempio Diario di Viaggio on the road lo pubblico ogni domenica mattina, ogni tanto pubblico qualcos'altro, e potreste ricevere una bella notifica: attenzione, Grizzly ha pubblicato un nuovo video! Il problema è perché continuo a dire potreste, dovreste poter ricevere, perché nella realtà dei fatti quello che succede è che spesso e volentieri non si riceve alcun messaggio quando si è iscritti a un canale e quel canale pubblica un video. In effetti ci sarebbe una procedura da seguire, che è una procedura talmente cervellotica che io ve la spiego, se volete seguirla seguite il video, mettete in pausa e lo riascoltate, però vi renderete conto di quanto è cervellotica. Se siete iscritti a un canale attraverso il dispositivo mobile, dovete aprire l'applicazione YouTube, andare alla voce «Le mie iscrizioni», che è quell'icona strana, a questo punto, sulla voce «Le mie iscrizioni» vedete tutto quello che hanno pubblicato i canali che seguite, dove c'è il menu «Impostazioni», su «Impostazioni» c'è una voce che si chiama «Notifiche», selezionare quali sono le notifiche che vi interessa ricevere. Wow! Se guardate su computer, semplicissimo, andate sul sito di YouTube. Andate dove c'è in alto a destra l'icona con la vostra fotografia, aprite il menu cliccandoci e compare Creator Studio, e accanto un'icona con un ingranaggio. Andate sull'ingranaggio e vi apre il menu delle impostazioni di YouTube, scegliete la voce «Notifiche» e selezionate che volete ricevere delle notifiche o su email, o sull'applicazione mobile, o preferibilmente entrambi, almeno è quello che utilizzo io, ogni volta che ci sono delle attività sui canali che seguite. E il bello è che lui vi dice «occasionalmente», intanto dovete selezionare quello, poi dovete andare sul canale a cui siete iscritti, accanto alla voce «Iscrizione» trovate un piccolo ingranaggio, cliccate sull'ingranaggio e vi si apre un altro menu nel quale dovete indicare «ok, a questo punto inviami tutte le notifiche di questo benedetto canale». E così facendo, dopo tutta questa beata procedura, ogni volta che pubblico un nuovo video ci arriverà una notifica? No! Comunque, diverse volte succede che la notifica non arriva. C'è di peggio. Per vedere che cosa hanno pubblicato i canali che seguite dovete andare sulle mie iscrizioni, o sul fisso o sul mobile. Sulle mie iscrizioni c'è l'elenco dei video che sono stati pubblicati, e questo elenco dovrebbe essere in ordine cronologico. In alto i video più recenti, in basso mano a mano scorre i video pubblicati un po' prima. Tipo c'è video pubblicato un'ora fa, scendo più in basso il video pubblicato due ore fa, scendo più in basso il video pubblicato ieri, il video pubblicato l'altro ieri, eccetera. Di tutti i canali. Ora, una cosa che è successa, per esempio, sul canale di New Bakery, che se seguite avrete notato che un paio di volte hanno dovuto cancellare un video e ripubblicarlo il giorno dopo, è che addirittura tu pubblichi un video, non solo non arriva la notifica agli iscritti, ma per un bel pezzo non compare questo video nemmeno nella voce «Le mie iscrizioni». L'ultima cosa che è successa è praticamente i ragazzi hanno pubblicato un video alle 15
E io a quel punto avevo scritto su Facebook, abbiamo pubblicato il video, ci fate sapere se arriva la notifica, e gli feci una catena enorme di commenti. 15:05, no, ancora nessuna notifica. 15:15, no, ancora nessuna notifica, eccetera. Praticamente mi è arrivata l'email alle 15:38, ma ancora fino alle 15:45, sulla voce delle mie iscrizioni, il video non c'era. Talmente tanti commenti che... mi ricordo che poi mi scusai con Luca su WhatsApp, dicendo «Guarda, scusa se ho mandato 6.000 commenti, ma almeno c'era una cosa in più di sapere se mi è arrivato o non mi è arrivato». Mi è arrivata l'email dopo 38 minuti, e il video è comparso sulle mie iscrizioni dopo 45. E che cosa succede in questo caso? Succede che uno che è iscritto, che sa «Ok, di solito i New Bakery pubblicano un video alle 15, sono le 15:15, sono le 15:30, andiamo a vedere, mi è arrivata una notifica? No, vabbè, non arrivano ogni tanto le notifiche, andiamo a vedere le mie iscrizioni, ah, non c'è il video, ok, oggi non ha pubblicato niente. Poi passi domani, altri 20 persone hanno pubblicato 20 video, il video è andato a finire lì sotto, perché ci sono 20 video prima di quello dei New Bakery. Ogni tanto c'è gente che mi dice «Ma come, tu stai ancora pubblicando video? Non ne sapevo nulla!» E sì che sto pubblicando video! Uno alla settimana con Diario di Viaggio on the road, un altro alla settimana con Vita da Tecnico, adesso si è fermata, però questo giovedì ho pubblicato la mia versione del Canto di Natale di Dickens, e questo 31 dicembre, questo giovedì, ho un altro video programmato, pronto per essere pubblicato, che è il mio personale messaggio di fine anno. Ma queste benedette notifiche a voi vi arrivano? Tra le altre cose, fatemi sapere su un commento se state ricevendo le notifiche. Alcuni di noi, del gruppo YouTube Entertainment e altri youtuber che si sono uniti, qualche giorno fa abbiamo lanciato un hashtag su Twitter. YouTube Feed Me. Poco prima, assieme a qualche altro youtuber, tra cui Pio3D e altri, avevamo tentato di lanciare un altro hashtag, YouTube Save Creators. Entrambi gli hashtag con uno scopo. Dire a YouTube «Ma insomma, ma fai funzionare i feed! Ma che cosa ci vuole? Se una persona si iscrive al mio canale, per quale motivo non deve ricevere un messaggio quando pubblico un nuovo video?» La soluzione di ripiego che stiamo adottando tutti quanti è il canale Telegram. Ora, cos'è Telegram? Telegram è un'applicazione che gira sui telefoni mobili, ma che gira anche sui computer, gira su Windows, su Macintosh e anche su Linux, oltre che su telefoni iPhone e telefoni Android, che è un po' come se fosse WhatsApp, ma sotto steroidi. Il primo punto a favore di Telegram sicuramente è che è gratuito, non si pagano neanche gli 89 centesimi. Il secondo punto a favore di Telegram è che quando ti registri hai bisogno del numero di telefono per ricevere l'SMS di conferma della registrazione, ma poi Telegram non usa necessariamente il numero di telefono, tu puoi selezionare uno pseudonimo e tutte le persone che ti contattano con quello pseudonimo, se non sanno il tuo numero di telefono, non lo vedranno. Telegram permette di creare delle chat punto punto criptate. Sono criptate, come si suol dire, end-to-end. Dal mio telefono al telefono di destinazione sono criptate. Il canale Telegram è una chat molto speciale. Sul canale posso scrivere solo io, tutte le persone che si iscrivono possono solo leggere. Ricevono una notifica, un segnale, quando viene scritto un messaggio sul canale Telegram, e io in questo modo posso condividere, segnalare che ho pubblicato il mio video, condividere il mio video, segnalare determinati messaggi ai miei iscritti, e loro ricevono sul dispositivo mobile o sul computer questa notifica ogni volta che scrivo qualcosa sul canale. Ora, naturalmente, molti youtuber stanno utilizzando il canale Telegram, e giustamente tutti noi capiamo che per una persona che si metta Telegram sul telefonino, ricevere 100 milioni di notifiche ogni giorno può essere una cosa particolarmente fastidiosa. Ecco perché tutti noi che stiamo utilizzando il canale Telegram per diffondere il nostro feed, cerchiamo di utilizzarlo con parsimonia, per non disturbare gli utenti. Io stesso limito tantissimo l'uso del canale, inviando un breve messaggio, magari il giorno prima che esca il video, giusto per ricordarlo, e poi dopo che è uscito il video. Comunque, se vi iscrivete al canale, trovate naturalmente il link al canale Telegram sul doobly-doo, lo lascio sull'annotazione, lo metto anche sulla scheda,
Così facendo riceverete una notifica sul vostro dispositivo o sull'applicazione Telegram sul computer ogni volta che pubblico un nuovo video. Soprattutto fatemi sapere se ricevete una notifica quando pubblico un nuovo video. È una cosa che aiuta ad andare avanti. Anche perché, insomma, già il mio canale è piccolo, e lo riconosco, ho meno di 600 iscritti, ma ogni video mi arriva a fare un centinaio di visualizzazioni, il che significa che sicuramente tantissime persone proprio non lo sanno che io sto continuando a pubblicare video. E il bello è che di questo centinaio di visualizzazioni, guardando Analytics, solo metà mi arrivano dagli iscritti. Che è una cosa che abbiamo notato tutti quanti, solo un 10% degli iscritti riceve le notifiche. Io di 500 iscritti ho 50 iscritti che vedono il video perché hanno ricevuto la notifica, e altri 50 circa che vengono da fuori, da YouTube, che vanno a guardare il canale a mano. È una cosa allucinante! E detto questo, ragazzi, non c'è molto altro da aggiungere. Di nuovo ancora buone feste, noi ci vedremo il 31 dicembre con il mio messaggio di fine anno, con Diario di Viaggio on the road, poi ci vediamo con l'anno nuovo, per cui auguri a tutti, a tutto quello che festeggiate, felice Hanukkah, felice Natale, felice Kwanzaa, felice festa del solstizio d'inverno, felice quello che sia, insomma passate bene questi giorni, statemi bene, che penso sia la cosa più importante essere ben auguranti, no? Quindi non è che alla fine ci stiamo mandando tutti sonoramente a quel paese, stiamo solamente augurandoci ogni bene. E detto questo, come sempre, vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con gli amici. Potete condividerlo su Twitter, potete condividerlo persino su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, se non l'avete già fatto, è gratuito, vi farà assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che vi dicevo prima, e appunto se cambiate tutte le impostazioni, rivoltate il computer e accarezzate il gatto, potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram, lì sicuramente riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Ebbene, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!